Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo, il percorso che tutti i pellegrini e che sicuramente in tanti avete fatto per visitare questi luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quanto era importante per i figli spirituali una direzione che legava i figli al padre, anche quando questi erano lontani. Ecco, quello che voglio raccontarvi è un episodio che viene raccontato da padre Valentino da San Marco in Lamis. Padre Valentino, un cappuccino che durante la Seconda Guerra Mondiale era in Emilia-Romagna, mentre la linea gotica dell'esercito tedesco, attestato sull'Appennino, divideva l'Italia in due. Da tempo, non aveva notizie della sua famiglia che viveva qui in Puglia, fin quando un giorno decise di partire per il sud, ma bisognava attraversare il fronte e questo era molto rischioso. Conoscendo poi dei partigiani che combattevano contro i tedeschi, chiese aiuto e consiglio a loro sul da farsi e gli indicarono un passaggio su una montagna abbastanza articolato, complesso. Si era in pieno inverno e tra l'altro brutto tempo. Gli dissero: Padre Valentino, o questa notte o mai più, lei non riuscirà più a passare. E allora Padre Valentino, insieme ad altri, si mise in cammino. Attraversarono il fronte attraverso questa montagna, un percorso veramente da fare molta attenzione. Infatti, quello che accadde è che in alta quota Padre Valentino inciampò e cadde giù verso il precipizio. Nel momento in cui stava cadendo, continuamente cominciò a chiedere aiuto a Padre Pio: Padre Pio, aiutami, Padre Pio, aiutami, Padre Pio, aiutami, Padre Pio, aiutami. Sta di fatto che Padre Valentino, quando cadeva, riesce a trovare una pietra che, insieme ad un albero, che riesce a fermare la sua corsa. Stranamente, Padre Valentino non ha nulla di rotto, semmai qualche escoriazione. Riesce a risalire su. Insieme agli altri attraversa il fronte e finalmente riesce anche a tornare qui in Puglia. Nella sua San Marco in Lamis incontra la sua famiglia, finalmente buone notizie anche dalla famiglia, ma deve a questo punto ringraziare anche Padre Pio perché lui si era affidato a Padre Pio e aveva creduto in quel suo salvataggio. E così fu, venne qui in convento, incontrò Padre Pio e quando lo incontrò, Padre Pio lo accolse con le mani, con le braccia aperte e gli disse: Beh, quella notte, Padre Valentino, quante volte mi hai chiamato? E continuarono a sorridere entrambi e poi disse: Vieni qui, abbracciami e soprattutto andiamo in chiesa e ringraziamo il Signore.